Comunicazione di crisi, riflessioni sul crisis management tra giornalismo e comunicazione universitaria. E questo è il titolo dell'incontro tenutosi mercoledì 30 gennaio all'Università di Verona, organizzatrice del convegno insieme ad AICUN, Associazione Italiana Comunicatori d'Università, per la prima volta ospite dell'Ateneo Scaligero, come spiega Marta Ugolini, delegata alla comunicazione. Per la prima volta appunto l'Università di Verona accoglie l'evento dell'Ordine dei giornalisti di AICUN dedicato alle crisi mediatiche e comunicative, quindi un tema quanto mai attuale, trasversale, che riguarda il mondo universitario ma riguarda tutte le organizzazioni profit e non profit. Ci sono varie voci che si alternano con vari punti di vista, quindi da quello giuridico a quello prettamente di comunicazione, scambio di buone pratiche, di esperienze. Particolare soddisfazione per l'iniziativa anche nelle parole di Andrea Paolo Ciani, presidente di AICUN. Noi siamo molto contenti di essere qui all'Università di Verona, di essere ospitati, abbiamo trovato una grandissima ospitalità dai colleghi. AICUN è un'associazione italiana comunicatori università che si occupa prevalentemente di fare formazione per i colleghi che lavorano nelle università italiane e si occupano di comunicazione, ufficio stampa, siti web, eccetera. Questo appuntamento è particolarmente importante perché noi all'interno delle nostre università spesso abbiamo dei momenti di crisi da gestire e quindi come comunicatori abbiamo necessità di confrontarci e di essere anche aiutati a capire quali possono essere le modalità migliori per affrontare questi momenti di crisi. Lucio Bussi, consigliere dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e primo relatore della giornata, sintetizza il suo intervento. L'Ordine è presente oggi a parlare di comunicazione di crisi e ricorda e ricorderà attraverso di me, attraverso il mio intervento, quelle che sono le regole da rispettare sempre, che sono contenute nel testo unico dei doveri del giornalista, le regole appunto che devono essere rispettate per fare un'informazione corretta e rispettosa soprattutto delle persone e della verità dei fatti.